Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura di coppia per il segno dell'Ariete, valida per la seconda metà di ottobre. È una lettura generica e quindi se non dovesse risuonare con tutti potete guardare le letture del vostro ascendente oppure della vostra luna. Se invece volete conoscere i prezzi delle letture private o dell'analisi karmica o dei vari pacchetti disponibili, inviatemi una mail a vocidagliangeli@gmail.com. Ma iniziamo subito andando a guardare che cosa accadrà per voi in questa parte del mese di ottobre. Dunque, come energia generale all'interno della coppia c'è la carta dell'imperatrice, ovvero questa è una carta che parla di amore, parla di sentimenti, parla di prendersi cura l'uno dell'altro, anche se questo prendersi cura l'uno dell'altro viene fatto con una certa distanza, ovvero ciascuno dei due partner fa il suo lavoro senza interferire con quello dell'altro. Sto parlando ovviamente all'interno della coppia, non sto parlando di un lavoro come professione, però ecco, nonostante questa distanza, perché ciascuno fa la sua parte in modo indipendente e separato dall'altro, ecco che comunque l'energia comune è quella dell'imperatrice, ovvero un'ottima energia, è piena di amore, piena di sentimenti, ed è anche molto salda, molto solida. Tra l'altro l'imperatrice parla anche di un po' di dipendenza l'uno dall'altro, ovvero siete dipendenti l'uno dall'altro, in qualche modo dal punto di vista emotivo. Ma andiamo adesso più nello specifico a vedere le singole energie. In una colonna troverete voi stessi, in un'altra colonna troverete il vostro partner. Quale delle due colonne è la vostra e quale invece rappresenta il vostro partner lo capirete man mano che leggerò, in base a dove voi vi rivedrete. Dunque, chi si trova in questo lato, in questa colonna, si sente come un re di coppe rovesciato. Ovvero, le emozioni e i sentimenti sicuramente sono molto maturi, sono da adulto, sono, diciamo che sono delle emozioni che per molti di voi vanno avanti ormai da tempo e quindi hanno raggiunto un certo grado di maturità. Per chi invece si trova in una coppia nuova, appena nata, comunque si tratta di... chi sta da questo lato in questa colonna è una persona che riesce ad amare in una maniera abbastanza matura, adulta, ovvero si lancia in quello che fa. Il problema è che c'è una difficoltà nell'espressione dei sentimenti, c'è una fortissima difficoltà d'espressione nei sentimenti, perché il re di coppe rovesciato abbinato al 7 di bastoni rovesciato parla proprio di incapacità di esprimersi, o addirittura a volte c'è anche la tendenza forse ad equivocare i sentimenti dell'altro. C'è comunque anche un troppo pensare, una paura di agire, c'è anche una difficoltà ad accettare determinate situazioni e determinate condizioni, difficoltà ad accettare, ecco, per qualcuno di voi potrebbe essere una difficoltà ad accettare la sconfitta in una determinata situazione. Per qualcun altro di voi invece si tratta di difficoltà ad accettare i sentimenti veri e propri, ecco, e il modo in cui questi sentimenti vengono fuori. Ad ogni modo continua ad esserci una sensazione di distanza, di guardarsi da lontano, di desiderarsi ma non potersi avere al 100%. Quindi ecco, qualcosa in questa relazione, qualcosa in questa coppia comunque provoca una certa distanza, che sia fisica o interiore non è chiaro, ma chi sta da questo lato sente fortemente la distanza. Cosa vorrebbe questa persona? Un re di bastoni rovesciato, ovvero vorrebbe che o per stanchezza o per sfinimento o per incapacità di fare altro la relazione... la relazione o la persona stessa avesse una rinascita, una seconda opportunità. Come dire, questa persona si sente un po' stanca della situazione, della condizione di distanza, e quindi ciò che desidera è, da un lato, che questa condizione di distanza la porti a stancarsi talmente tanto da dire ok, basta, adesso farò a modo mio, farò le cose come dico io e prenderò io nelle mani la situazione. Da un altro lato invece questa persona, siccome si tratta di una lettura generica devo dare diverse impostazioni, diverse opzioni, dall'altro lato questa persona spera che il proprio partner sia talmente stanco e talmente debole da ricreare nuove condizioni all'interno della relazione. Perché c'è il desiderio di una vera e propria rinascita, quindi è proprio una fase di stanchezza. Cosa fai, come reagisce questa persona con la giustizia rovesciata? Non,
non può far altro che accettare una condizione di squilibrio o comportarsi di conseguenza in un modo poco equilibrato. Anche perché il desiderio è il 10 di denari, ovvero il desiderio è lo stare insieme in maniera concreta, con delle basi solide. Lo stare insieme in un modo anche ufficiale per qualcuno di voi, perché qualcuno di voi si trova in una relazione che probabilmente non è ufficiale e questo desiderio di invece ufficializzarla sta venendo fuori in maniera molto forte. Per chi invece si trova già in una relazione, ufficiale, ecco, diciamo così, alla luce del sole, comunque manca una sensazione di stabilità e la stabilità è proprio quello di cui invece si avrebbe bisogno, soprattutto in questo momento in cui c'è questa forte distanza. Continuo a percepire questa energia di forte distanza. L'altra persona, ovvero chi sta dall'altro lato della colonna, si sente come l'asso di coppe, ovvero l'amore c'è ed è anche forte, ed il desiderio di famiglia e casa è forte. Quindi da parte di tutti e due c'è questa voglia di unione, c'è questa voglia di stare insieme. Cosa prova per il proprio partner, però c'è un 5 di bastoni, quindi allo stesso tempo questo desiderio di stare insieme è abbinato a un conflitto interiore, a un conflitto o con se stessi o con il proprio partner sul come portare avanti la relazione. Di certo però nessuno può mettere in dubbio i sentimenti che provate l'uno per l'altro, anche se uno dei due, ovviamente, uno dei due ha più chiarezza interiormente parlando. Cosa vorrebbe questa persona? La papessa. La papessa. Questa persona ha un problema perché ha dei desideri contrastanti, molto contrastanti. Da un lato vorrebbe portare avanti determinati obiettivi, dall'altro lato invece vorrebbe fermarsi completamente. C'è anche una contraddizione a livello della sfera sessuale, ovvero questa persona da un lato vorrebbe esprimersi sessualmente, dall'altro lato invece desidera una pausa da quel punto di vista. Quindi è veramente molto, molto contraddittoria come energia, come desideri, come situazione. Questa persona è tutta contraddittoria. Nel caso di coppie sposate, purtroppo quello che appare è che la persona che sta su questa colonna desidera qualcosa al di fuori del matrimonio, al di fuori della relazione. Quindi ecco, nel caso in cui voi vi troviate in una relazione ufficiale, stabile, magari all'interno di un matrimonio, ma qualcosa non va, sappiate che c'è questa tendenza verso un'altra persona, con cui ancora non c'è stato nulla, in realtà. Ma è nell'aria e c'è il desiderio verso questa persona. Diciamo che è uno di quei desideri che poi magari nemmeno si realizzano. Forse anche per bisogno di novità e di svago. Cosa fa nel frattempo e come reagisce questa persona? Beh, non fa nulla di pratico, non si muove, nel senso che in realtà spera in un cambiamento che avvenga da fuori, spera in un trovare delle soluzioni magari inaspettate, spera che ci sia una ventata di nuovo senza dover agire, senza dover prendere iniziative, però ecco il desiderio di cambiamento sicuramente è molto forte, anche se nel frattempo questa persona continua a comportarsi come sempre, quindi continua a essere il partner, apparentemente il partner ideale o realmente il partner ideale, dipende dai casi. Ciò che questa persona non dice è il 10 di coppe, ovvero io continuo ad avere la sensazione che o si tratta di due persone, stiamo parlando di due persone che non possono stare insieme per via di elementi esterni, oppure si tratta di qualcuno che sta insieme ma desidera qualcosa al di fuori della coppia, perlomeno chi sta da questo lato. Ovviamente voi saprete qual è il vostro caso, se invece. Ah, vediamo gli angeli cosa hanno da dire. Dunque, è l'arcangelo Ariel che vi parla e vi dice che comunque questo è un periodo abbastanza fortunato,
perché potrebbero arrivarvi nuove risorse. Potrebbe come arrivare da fuori un supporto in più per realizzare ciò che desiderate. Anche nella vita professionale potrebbero esserci dei cambiamenti in questa seconda parte del mese di ottobre. O potrebbe magari arrivare un nuovo lavoro, l'idea di un nuovo lavoro, una promozione, o comunque ecco qualcosa di buono, che si tratti della coppia, dell'ambito relazionale o dell'ambito del lavoro, questo lo vedrete voi. Ad ogni modo sono contenta di vedere che energie positive si muovono e vi portano ad avere un supporto per i vostri progetti e per i vostri desideri. Se volete saperne di più sulla vostra situazione, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com e sicuramente troveremo il pacchetto o il prodotto più adatto a voi. Altrimenti ci vediamo alla prossima.